Benvenuti alla lezione di Body Balance. Vi chiedo di liberare la mente dai pensieri e di godervi questa bellissima lezione accompagnata da una musica esaltante. Buona lezione. Ci mettiamo in posizione, gambe divaricate, punte dei piedi in fuori, giù il bacino, spalle basse. Inspira, allunga, espira, schiaccia giù. Inspira, stendi, espira. E schiaccia, espandi, spingi. Allunga e spingi giù. Lascia andare le braccia di lato e a destra e a sinistra. Movimento fluido, ampio. Dobbiamo fare un bel riscaldamento. Respirazione. Inspira. Espira. Allunga e giù, su e giù. Allunga ora insieme e giù. Espira, inspira e oscilla. Espira, inspira, oscilla. Solo respirazioni. Su. Schiaccia, su. Srotola bene la colonna, su con il petto, oscilla, lascia andare le braccia libere, lascia andare le spalle, insieme respira, lascia andare le braccia. Giù, allunga, lascia cadere. Espira, allungati bene, lascia cadere le braccia. Movimento sciolto. Scaldiamo bene tutto il corpo. E stop. Ora saluto il sole. Gambe unite. Incrocia le dita dietro la schiena. Inspira, allunga le braccia in alto. Piega le ginocchia, giù col busto, mani a terra. Piede destro indietro, sguardo in avanti, inspira. Down dog. Srotola, plancia. Piegamento sulle braccia, gomiti stretti. Stendi le punte dei piedi, contrai i glutei, spingi con le braccia, ruota, bacino in alto, petto in fuori. Piede destro tra le mani. Solleva il braccio destro, segui con lo sguardo la mano. Mani a terra, guarda in avanti. Unisci le gambe, giù col petto. Srotola la colonna, contrai i glutei, allungati d'alto, incrocia le dita dietro la schiena, riparti, inspira. Piega le ginocchia, giù col busto e espira. Piede sinistro indietro, guarda me. Down dog, giù i talloni, bacino in alto, petto in fuori. Srotola la colonna, vai in plancia. Pancia in dentro, piegamento. Up dog, contrai i glutei, fuori il collo. Ruota, bacino in alto, petto in fuori. Piede sinistro tra le mani.
ruota le spalle, braccio sinistro in alto. Mani a terra, guarda in avanti. Unisci le gambe, petto sulle cosce. Srotola, allungati in alto. Piega le ginocchia giù col busto. Piede destro indietro. Inspira. Down dog. Plancia. Trattieni l'ombelico. Piegamento lento. Stendi le punte dei piedi. Allungati in up dog. Down dog. Capo tra le braccia. Piede destro tra le mani. Allungati in avanti. Solleva il braccio destro. Sguardo in alto. Mani a terra. Allunga la colonna. Unisci le gambe. Rilassa il collo. Srotola, vieni su. Contrai i glutei, allungati. Espira, giù col busto. Piede sinistro indietro, allunga la colonna, down dog. Piede sinistro tra le srotola in avanti, piegamento. Up dog. Ruota il bacino e spingi con le mani a terra. Piede sinistro tra le mani, stendi la colonna, guarda me, solleva il braccio sinistro, mani a terra, stira di nuovo la colonna in avanti, unisci le gambe, rilassa le spalle e srotola. Bene, ora lavoriamo un po' sulle gambe. Divarichiamo bene, piegate la gamba destra, stendete la sinistra, gluteo contratto, pancia in dentro, spalle ruotate verso di me, incrociate le dita, appoggiatele sul fianco sinistro, se volete sul tallone destro, così lo rendete più intenso. Respirazione profonda. Ora allungatevi col braccio destro in avanti, anche con le spalle. Braccio sinistro indietro, seguite con le spalle. Stendete in avanti, giù col busto di lato, braccio sinistro sopra l'orecchio. Se volete, mano alla caviglia. Portate il braccio dietro la schiena. Guardate il soffitto. Non dimenticatevi di respirare. Appoggiate il tallone, ruotate. Piegate la gamba sinistra, destra distesa, dita incrociate sul fianco destro. Spalle ruotate verso di me. Giù bene il bacino. Se volete sollevate il tallone sinistro. Allungatevi col braccio in avanti. Allungatevi indietro. In avanti, giù col busto di lato, braccio destro sopra l'orecchio, sguardo che passa davanti al braccio. Portate il braccio dietro la schiena, ruotate bene il capo. Guardate il soffitto. E su. Continuiamo a lavorare sulle gambe, giù il bacino, ginocchia verso le punte dei piedi. Incrociate le dita dietro la schiena, petto in fuori, spalle basse, le scapole si avvicinano. Premete coi piedi sul pavimento, attivate tutti i muscoli delle gambe. Sulle braccia, incrociate le dita,
stringete le braccia vicino alle orecchie e se riuscite allungatele indietro. Sentite il lavoro sulle gambe, non mollate. Respirazione profonda. Su. Bene. Continuiamo a lavorare sulle gambe. Ruotiamo le spalle verso destra. Guerriero 1. Piegate la gamba destra. Sinistra distesa, gluteo contratto. Braccia in alto. Spingete avanti con l'anca sinistra. Premete con i piedi sul pavimento. Allungatevi indietro. Ora spostate il peso del corpo in avanti. Guerriero 3, sollevate la gamba sinistra. Lentamente portate le braccia indietro. Appoggiate il piede a terra, sul tallone, giù il ginocchio, braccia in alto. Andate con le braccia in fuori, petto in fuori. Ok, cambiamo lato, guerriero 1 dall'altra parte, ruotate le anche, contraete il gluteo destro, sulle braccia in alto, le spalle sempre lontane dalle orecchie. Spostate il peso del corpo in avanti, sollevate la gamba destra, guerriero 3. Lentamente portate le braccia indietro. Appoggiate l'avampiede, giù il ginocchio, braccia in alto. Braccia in fuori, petto in fuori. Su. Appoggiate la mano sinistra sulla coscia, sollevate la gamba destra. Se volete potete appoggiare la mano a terra. Giù in guerriero, allungate il braccio sinistro sopra l'orecchio, il destro scivola sul polpaccio. Allungate il braccio destro indietro, lo sguardo verso dietro. Su, cambiamo lato, pieghiamo mano destra sulla coscia destra, solleviamo la gamba sinistra. Se volete appoggiate la mano a terra. In guerriero, giù col busto, giù col bacino, scivoliamo con la mano sul polpaccio e il braccio destro sopra l'orecchio. Gluteo sempre contratto, addome sempre in dentro, sul braccio dietro. Resistete. Sentite il lavoro sulle gambe, non mollate con gli addominali. E su. Bravi, buon lavoro. Iniziamo a sentire i muscoli. Ora lavoriamo sull'equilibrio. L'equilibrio è un po' difficile, non vi preoccupate se lo perdete, lo andiamo a recuperare. Andiamo sulle punte dei piedi, pieghiamo le ginocchia, la pancia in dentro, allunghiamo le braccia in avanti, vicino alle orecchie,
Spingiamo con gli addominali indietro, con le braccia in avanti. Sentite lo stretch sulla schiena. Lentamente portiamo le braccia indietro, avvicinate le scapole, spalle lontane dalle orecchie, il mento infilato nella gola. Giù i talloni, flettiamo la gamba destra, ci sediamo indietro, braccia in avanti, pancia in dentro. Se non riuscite così, potete appoggiare la punta del piede a terra e andiamo di nuovo indietro con le braccia. Fate un bel lavoro con gli addominali, le scapole si avvicinano, le spalle spingono indietro. Cambiamo gamba, ci andiamo a sedere indietro, flettiamo la gamba sinistra, ginocchio in fuori, braccia in avanti, vicino alle orecchie. Appoggiamo la punta del piede giù, bacino indietro, andiamo indietro con le braccia, con le spalle, mento retratto. Respiriamo a fondo, spingete con gli addominali contro la colonna vertebrale. Su, uniamo le gambe, andiamo sulle punte. Glutei stretti, pieghiamo le ginocchia, riportiamo le braccia in avanti, l'addome in dentro, lentamente le braccia indietro, palmo della mano rivolto verso la basso, l'addome risucchiato, il mento verso il petto. Bene, avete sentito questo bello stretching durante l'equilibrio? Ora ci prendiamo un tappetino e ci mettiamo giù seduti. Gambe incrociate. Mani dietro la schiena, petto in fuori, sguardo in alto. Godetevi la musica in questo stretching perché è molto bella. Allungate le braccia in alto e giù in avanti. Oh oh oh. Lasciatevi andare giù, giù con la fronte verso il pavimento. Ora sollevate il braccio destro, allungatevi indietro, lo sguardo verso dietro, il petto in fuori. Respirate sempre a fondo. Su col busto, ruotiamo le spalle, stendiamo la gamba sinistra indietro e andiamo nella posizione del cigno, gluteo contratto, petto in fuori, allungatevi col busto in avanti e giù con la fronte. Se volete, venite su col busto, prendete il piede dietro e avvicinatelo al gluteo. Sempre se riuscite, su con il braccio sinistro dietro il capo. Altrimenti va bene come prima.
giù, gambe incrociate, abbiamo la sinistra avanti, petto in fuori, allungo le braccia in alto e giù in avanti, giù bene con la fronte, respirate a fondo, affondate nella posizione. Ora sollevate il braccio sinistro, ruotate le spalle, guardatevi la mano indietro, respirazione profonda, attivate gli addominali quando espirate, contraeteli a fondo. Bene la torsione con le spalle, con il capo e cambio. Andiamo nella posizione del cigno, dall'altro lato, gamba destra indietro, gluteo sinistro appoggiato, gluteo destro che spinge in giù, petto in fuori, spalle basse e ci allunghiamo. Giù col petto che spinge sulla gamba avanti. Veniamo su, braccio destro che prende la caviglia destra, avviciniamo, ruotiamo il petto, se vogliamo esagerare, braccio sinistro dietro il capo. Respiriamo profondamente. Giù, ora tutte e due le gambe flesse a 90 gradi, andiamo con il petto in fuori, le mani indietro, se riusciamo appoggiamo i gomiti giù, spingiamo con le ginocchia giù e respiriamo profondamente, inspiriamo su col petto, espiriamo pancia in dentro. Torniamo su, cambiamo lato, gambe flesse a 90 gradi e giù. Sentiamo l'allungamento della coscia, lasciamoci cullare dalla musica. Ora lavoriamo sugli addominali. Ci mettiamo con la schiena giù, gambe a squadra, braccia lungo i fianchi, spalle basse, mento retratto. La zona lombare aderente al pavimento. Se non riuscite a gambe tese, va bene tenere sempre le gambe flesse. Andiamo a stendere le gambe e su in alto, giù e flettiamo. Stendiamo, andiamo su in alto, giù e flettiamo. Ricordate l'opzione sempre a gambe flesse. Su, fletto e là. Mani alle orecchie, gomiti larghi, giù quando fletto, su con il capo, stendi sulle gambe, giù, fletti e chiudi, stendi e allunga in alto, giù e chiudi. Dobbiamo sentire il lavoro sugli addominali in chiusura. Stendi, allunga, fletti, chiudi, contrai gli addominali, stendi, chiudi, contrai, fronte alle ginocchia, allunga,
controlla la zona lombare, non si deve staccare. Stendi le gambe e vai a sforbiciare. Puoi farlo con le gambe flesse o distese, dipende dal tuo livello di controllo della schiena. Vai lentamente giù, lentamente sali. Mento sempre verso il petto, lo sguardo verso le gambe. Sali ed ora facciamo l'undred su il capo e le spalle. Movimento energico con le braccia, più veloce che potete. Dovete pompare con le braccia, immaginate di dover lievitare col corpo. Stendete le gambe se riuscite. Posizione Pilates. Talloni vicini, punta in fuori. E stop. Pausa, poggiamo i talloni a terra. Solleviamo il bacino. Spinte del bacino verso il soffitto. Su. Tenete il palmo della mano verso l'alto. Sentite la contrazione dei glutei quando spingete in su. Contraggo. Spingo. Spingo. Ancora uno. E stop. Ripartiamo con la serie di addominali. Gambe a squadra. Giù. Fletti, su, stendi, giù, fletti le gambe, su, mani alle orecchie, gomiti larghi, chiudi, stendi e allunga, giù, chiudi, fronte alle ginocchia, e su, giù. Espira, inspira, chiudi, espira, stendi, inspira, chiudi, contrai gli addominali, stendi, giù, crunch, stendo, e su, ancora. Pronti per le sforbiciate? Incrocia. Sali. Cerca di non staccare la zona lombare. Se preferisci, gambe flesse. Lavoriamo anche con l'interno coscia. E sali. Ancora giù. Su. Pronti per l'undred? Su. Questo è il classico esercizio del Pilates per l'addome. Movimento energico delle braccia. Se ce la fate, gambe tese a 45 gradi. Continuate, non mollate con le braccia. Sentite il lavoro sugli addominali, sguardo alle punte dei piedi. E stop. Bene, bel lavoro. Ora ci mettiamo in quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Stendete braccio sinistro, gamba destra e avvicinate il gomito al ginocchio. Inspirate stendendo, espirate chiudendo. Quando stendo contraggo gli addominali, quando stendo contraggo i glutei, quando chiudo gli addominali. Allunga, espira. Ora ci mettiamo proni, pancia a terra, braccia distese. Portiamo le dita
i polpastrelli in appoggio al pavimento, stendiamo le braccia, appoggiate e giù. Glutei contratti, piedi a terra, appoggio e giù. Solleva le spalle, stendi le braccia, appoggia e giù. Sentite bene il lavoro su tutta la schiena e sui glutei. E giù. Sulle spalle, glutei stretti, stendi le braccia, appoggia le dita e abbassa. Su. Stendi, appoggia e abbassa. Su in quadrupedia. Stendi braccio destro, gamba sinistra e chiudi. Contrai gluteo, chiudi, contrai addominali. Inspira, espira. Stendi, inspira, chiudi, espira. Ancora. Torniamo proni, giù, glutei stretti, dita distese, appoggiamo i polpastrelli. Su con le spalle, stendi le braccia, appoggia i polpastrelli e giù. Su, stendi, dita aperte, appoggia e giù. Ancora. Senti il lavoro su tutti i paravertebrali e giù. Non mollare la contrazione dei glutei. Appoggia e giù. Bel lavoro per la schiena. Appoggia e giù. Ci mettiamo in quadrupedia. Stiriamo la colonna al contrario, dorso del gatto. Stendi braccio sinistro, gamba destra, apri, torna in centro e giù. Braccio destro, gamba sinistra, vai in fuori, torna in centro e giù. Cambio, in fuori, in centro e appoggia. Stendi di lato, in centro e appoggia. Stendi di lato, centro, giù. Cambio, in fuori, in centro e rilassa dorso del gatto. Divarichiamo le ginocchia, ci andiamo a sedere dietro sui talloni, braccia distese, giù con la fronte, stirate bene la colonna, srotola su. Contrai glutei, mani sui lombi, spalle indietro, ora mano sinistra al tallone, braccio destro in alto, cambio, là. Su, di nuovo mani sui lombi, vai indietro con le spalle, glutei stretti, se riesci le mani tutte e due ai talloni, petto in fuori. Su, andiamo in quadrupedia, dorso del gatto, in fuori la colonna. Inarca, inspira, su con il capo,
Espira dorso del gatto. Inarca, inspira. Espira su. Inarca, inspira. Espira su. Seduti sui talloni. Sentite la lunghezza della colonna. Prepariamoci al baby cobra. Scivoliamo giù con le spalle, petto vicino al pavimento. Su, veniamo fuori in up dog e indietro. Scivola in avanti. Stendi e indietro. Scivola in avanti, petto, addome, su, contrai i glutei e indietro. Vai, streaking cobra, su, spingi bene con le braccia e indietro. Senti che bel lavoro per tutto il corpo, spalle lontane dalle orecchie. E indietro. Ultima volta. Spingi con le braccia, glutei stretti. E indietro. Bene. Ora ci mettiamo distesi a terra, braccia in fuori. Ruotiamo le gambe verso di me. Ruotate il capo verso il fondo della palestra, le spalle bene aperte, stendete la gamba sopra, tiratela giù con la mano opposta, fate un bel twist. Ora su, portiamo il piede destro in avanti, ginocchio sinistro indietro, mano destra sulla coscia destra, ruotate le spalle, il petto verso la gamba, puntate il piede dietro, stendete la gamba e su con il braccio in alto, aprite più che potete verso dietro, respirate profondamente. Ora occhio al cambio di posizione, portate solo la gamba dietro sotto, siete già in posizione. Schiena dritta, su con il braccio sinistro, avvolgete la gamba opposta e ruotate con le spalle indietro. Il petto in fuori. Cambio. Dall'altro lato, gamba sinistra avanti, ginocchio destro indietro, mano sulla coscia, spingete col petto verso la gamba. Na, 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 na. Puntate il piede sul ginocchio, stendete il braccio in alto, aprite bene il torace. Lasciatevi accompagnare dalla musica in questi esercizi, lasciate andare via i pensieri. Stessa cosa, ginocchio sotto, siete già in posizione, su con il braccio destro, avvolgiamo e ruotiamo le spalle indietro. Sentite il lavoro sul gluteo, sulla colonna. Le spalle. Attivate gli addominali nella respirazione. Torniamo con la schiena giù. Una vertebra dopo l'altra.
braccia in fuori, le gambe giù dal lato opposto verso il fondo della palestra, lo sguardo verso di me. Stendete la gamba sopra e tirate giù con la mano il braccio. Su. Ci mettiamo in down dog. Petto in fuori. Sollevate la gamba destra più in alto possibile. Il petto in fuori. Il gluteo contratto. Spingete con le mani sul pavimento. Portate il piede destro tra le mani. Cercate di stendere tutte e due le gambe. Avvicinate la fronte al ginocchio. Respirate a fondo, lasciate andare giù le spalle. Spostate il peso del corpo in avanti, ginocchio vicino al ginocchio. Se riuscite, stendete la gamba in alto e se volete provare, prendetevi la gamba destra con la mano destra. Giù, torniamo in down dog. Petto in fuori, capo tra le braccia. Solleviamo la gamba sinistra più in alto possibile. Respirate a fondo. Spingete con le ascelle verso il pavimento. Portate il piede tra le mani. Stendete tutte e due le gambe, se riuscite, e allungate il busto sulla gamba avanti. Respirate a fondo. Spostate il peso del corpo in avanti. Avviciniamo ginocchio a ginocchio. E stendiamo le gambe più in alto possibile, fronte verso il ginocchio. Se volete, prendetevi con la mano sinistra la gamba sinistra. Su, piedi uniti, mani sulle ginocchia, stendete la colonna, le spalle indietro. Il petto in fuori. Srotoliamo. Divarichiamo. E riprendiamo il movimento dell'inizio, del riscaldamento. Su. Lasciamo cadere le braccia oscillando. E lentamente giù. Srotoliamo. Allunghiamo e lasciamo cadere da un lato le braccia e dall'altro sciolti e giù. Allunghiamo, inspiriamo, lasciamo cadere le braccia da un lato e dall'altra parte. Giù, allunghiamo e sciolti, giù, giù e in centro, rimaniamo qua. Giù con il capo verso il pavimento. Rilassiamo il dorso, le spalle, il collo e ci sediamo. Vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione e vi aspetto alla prossima, numerosi. Ciao, a presto.